l'allarme inizia a suonare, senza sempre cosa fare. Se nei guai ti caccerai, sempre Sam tu troverai. Su forza chiama Sam, il pompiere, adesso arriva Sam. Il pompiere è uno di noi, Sam è con te quando vuoi. Mostromania! Le fiamme erano altissime, ma fortunatamente Sam il pompiere era lì a salvare la situazione. Sei venuto benissimo, Sam. Credo che anche Jupiter non fosse affatto male. Dopo ci sarai tu, Penny? Il fuoco si stava propagando, così l'ho colpito con la mia pala battifuoco. Sono io! Sono io! Sono in televisione! E tu dove sei, Penny? Sono lì, eccomi! Sono dietro la pala battifuoco di Elvis! E infine, la Mostromania è arrivata a Pontypandy con alcuni freschissimi avvistamenti del leggendario mostro di Pontypandiness! Avvicinatevi, signori! Di qua! Partite per un'avventura alla ricerca del mostro di Pontypandiness! Comprate gli spuntini del mostro! Volete uno spuntino del mostro? Guarda, c'è qualcosa! Hai appena fatto una fotografia a una lattina. Scommetto che non hai fatto di meglio, Norman Price. Magari non ancora, ma almeno quando lo farò avrò tra le mani un bel video e non soltanto una fotografia sfocata. Sta tranquilla, Sara. Norman non riuscirà mai a filmare il mostro di Pontypandiness. Guardate, Norman sta per filmare il mostro di Pontypandiness. Cosa? Oh, non vedo l'ora di avvistarlo. Sta venendo da questa parte. Diventerò il cacciatore di mostri più famoso del mondo! Cosa? Buongiorno, Norman! Ma tu non sei il mostro di Pontypandiness! Ben fatto, Norman! Il cacciatore di mostri più famoso del mondo! Hai avvistato il mostro di Pontypandiness lì sotto, Joe? No, non ancora, Sara. Ma ci proverò di nuovo dopo aver pranzato. Andiamo, Sara. Proviamo dall'altra parte del lago. So io dove poter girare il miglior filmato del mostro. E non è di certo dall'altra parte di questo lago. Gli avvistamenti del... Quella pala battifuoco è stata in televisione più di Penny. La telecamera amava la mia pala battifuoco. Non tanto quanto avrebbe amato Penny. No, davvero, Ellie. Ciò che importa è che abbiamo spento il fuoco. Importa è come... Dovevi esserci tu sul notiziario, non la pala battifuoco di Elvis. Penny, forse sarebbe meglio se andassimo a lavare Jupiter. Penso che sia davvero un'ottima idea. Sinistra! 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 Sinistra, non giù, a sinistra ho detto! Sì, Mandy, che succede? Norman, non puoi rubare il sottomarino di Joe, non è affatto giusto! Ah, chiudi la bocca, Mandy! Sei solo gelosa perché così io riuscirò a vedere il mostro e invece tu no! Aspetta, cos'era quello? Credo che il mostro mi sia appena passato accanto! Norman Price, riporta subito il sottomarino in superficie! Senti, non posso stare al telefono ora, Mandy! Sono impegnato in un'importante battuta di caccia al mostro! E poi manovrare questo sottomarino è più difficile di quanto pensassi. Oh, va a sinistra, avanti! No, fermo! Oh, indietro tutta! Mandy? Potresti chiamare Sammy il pompiere? C'è stato un piccolissimo inconveniente. Hai rotto il sottomarino, non è vero, Norman? Solo un pochino, sì. Si sta anche riempiendo d'acqua. Norman Price è rimasto intrappolato sott'acqua in un sottomarino mentre cercava il mostro di Pontypandiness. Norman Price è rimasto intrappolato sott'acqua in un sottomarino mentre cercava il mostro di Pontypandiness. E sta anche imbarcando acqua. E sta anche imbarcando acqua! Ellie, Elvis, voi due prendete Bessie e incontriamoci al lago. Noi prendiamo Hydrus. Ricevuto, Sam! Penny, dovrai anche andare a prendere l'attrezzatura da sub. Ricevuto, Sam!
prendere una pala battifuoco per finire di nuovo in televisione. Riesco a spostarlo, Penny. Dobbiamo sbrigarci, Sam. Si sta riempiendo in fretta. Che ne dici di Phoenix? Phoenix è potente, ma non riusciremo mai a farlo arrivare in tempo. In effetti c'è un'altra cosa abbastanza potente per sollevare quel sottomarino. Il mio Submaster 2000. Io credo che potrebbe essere finito in fondo al lago. Santo cielo, santo cielo! Supercalare Largano, Sam! Siamo pronti! Tranquillo, Norman. Sei al sicuro adesso. Ben fatto! Ti ringrazio tanto, pompiere Sam. Quello che hai fatto oggi è stato davvero molto pericoloso, Norman. Lo so, mi dispiace. Non lo farò mai più, giuro. Ma ho girato un bellissimo filmato del tuo intervento, Penny. Stavolta non te la caverai con così poco, Norman Price. No, Norman, credo che finirai in un mare di guai quando tornerai a casa. Oh. Ma forse questo potrà essermi utile. Bene. È l'ora del notiziario. Spera che non si parli ancora di te, Elvis. Beh, vediamo, vi va? Oggi la famosa località turistica del lago di Pontypandy è stata la scena di un drammatico salvataggio. Fortunatamente, Sam il pompiere era ancora nei paraggi per salvare la situazione. Ma questa volta afferma di non essere lui il vero eroe, che è stato il coraggio del vigile del fuoco Penny Morris a rendere questo salvataggio possibile. Sì! Ben fatto, Penny! Sì, Penny, sei molto più telegenica di una pala battifuoco. Oh, smettetela, vi prego. E c'è di più! In questo video potrebbe esserci un autentico avvistamento del leggendario mostro di Pontypandiness. Che cosa? Ma quello... Potrebbe essere... Sembra proprio che la mostra mania sia destinata a continuare a Pontypandy. Beh, qualunque cosa sia, credo che dovremmo restare in attesa e... Non una parola con Norman Price. Ma... Troppo tardi.